Eccoci qui, signori, Big Luca, anche il vostro appuntamento quotidiano. Scherzo, non facciamo video tutti i giorni. Il più milionario di Dubai. E in questo video vorrei parlare alle persone, gli imprenditori, i liberi professionisti che seguono questo canale. Sono ricchi, sono milionari, sono persone che cominciano o che hanno accumulato un po' di soldini, o che gli sono stati lasciati, ma quello sarebbe un altro video su come affrontare le tematiche successorie di ricevere tanti soldini, perché ho lavoro con persone anche con queste situazioni. Io non ho avuto questa fortuna perché sono nato povero, ma persone che cominciano a guadagnare bene, che hanno magari il primo milioncino in banca, eccetera. E quindi vorrei parlare a voi e dalla mia esperienza vi do 5 consigli, ok? Ve li do dopo la sigla, che non c'è. Grandissimi. Allora, il primo consiglio è quello di investire. È mia esperienza, e anch'io. Io ho passato anni, io ho in realtà cominciato ad investire costantemente, avendo l'obiettivo di investire e mettendoci focus, mettendoci impegno, studiando, eccetera. In realtà, recentemente, che sono un paio di anni, neanche un anno e mezzo in realtà, che io ho preso seriamente la tematica dell'investimento. Avevo già preso molto seriamente la tematica del risparmio, che è già buona, però investi. C'è un'enorme differenza tra guadagnare, risparmiare ed investire. E quando ti parlo di investire, non intendo reinvestire nella tua azienda, nella tua attività, quello va benissimo ovviamente, ma devi prendere parte di quel profitto, non solo metterlo in banca, ma investirlo nel lungo termine, a mio parere, nella borsa, in indici stabili, diversificati, con l'interesse composto, 20, 30, 40 anni ti trovi con un sacco di soldi, ok? C'è chi investe in immobili, ma investire in qualcosa che piano piano, che mettere via mese dopo mese, non solo in un conto in banca che rimane fermo, il cosiddetto conto pila, ma in un qualcosa che si apprezzi e che in tanti anni che tu lavorerai ti potrà dare un risultato incredibile. La cosa migliore è la borsa, ma investi, non dire sto guadagnando bene moltissimo. Questo è un errore catastrofico che io vedo nell'ambiente online, poi non ne parliamo. La persona di solito inizia a comprare i corsi della Big Luca, capisce come si può fare un'attività anche online, come trovare clienti online, come vendere, come usare delle strategie per vendere ad alto prezzo, e è comune, non voglio dire che ovviamente non è una garanzia, ma abbiamo visto persone come Big Luca International andare da zero a 1 milione netto all'anno in 18 mesi. È successo in 24, ovviamente queste sono le eccezioni, ma è abbastanza comunque comune che magari una persona inizia a fare 20, 30, 40, 50 mila al mese e accumuli magari nel giro di 2 o 3 anni una liquidità che era impensabile 2 o 3 anni prima. Ovviamente poi c'è anche chi compra i corsi e non conclude assolutamente niente, chi se ne frega, ma la persona inizia a guadagnare, mette su un'azienda, non per forza online, non per forza di informazioni, ma magari aveva già un'attività preesistente, questo è anche molto comune, implementa le strategie, alza i margini, cavoli, in 18 mesi fa tutti i soldi che non aveva fatto nel corso di magari 10 anni di attività, e adesso guadagno bene, sto bene, cominciano a spendere, quindi hanno il cash flow dall'attività e questo cash flow lo spendono nello stile di vita, cioè praticamente alzano lo stile di vita per matchare il cash flow molte volte aziendale. Quindi poi ci sono anche delle tematiche fiscali non proprio chiare nei paesi dove si pagano le tasse, non investono, cioè loro dicono ho magari dei risparmi, c'è anche chi non risparmia, ma sono a posto perché l'azienda va bene, l'attività va bene, va bene finché va bene, la tua attività non è per sempre, nessuna azienda è per sempre. Un indice invece che ne include 500 è la cosa più longeva, ok, possibile. Quindi investire, non solo investire in formazione, non solo, peraltro il terzo punto, ma investi, mettete da parte in indici, volete fare l'immobiliare, volete fare in cose che siano provate, che rendono le persone ricche mese dopo mese, anno dopo anno, investimento. 2. Occhio ai consulenti, questo è un problema gigantesco. Nel mio modo di osservare, ho fatto proprio oggi una call interessante, i consulenti soprattutto fiscali, ok? I consulenti fiscali. C'è un'ignoranza assolutamente catastrofica nell'ambiente fiscale online, ormai non lo dico neanche più perché ho studenti a cui sono state fatte delle porcherie da parte dei soliti furbetti del quartierino, e
lasciamo perdere, gente che dovrebbe dare delle soluzioni alle tasse, ma che evidentemente non sono proprio. I casi sono due: o hanno un desiderio perverso di lavorare male, non so quale sia la soddisfazione lavorativa nel lavorare male, cioè, si potrebbe, siccome tanto stiamo lavorando, si potrebbe farlo bene. Ho degli studenti con delle porcate assurde. Io stesso sono stato sicuramente vittima dell'ignoranza catastrofica e catatonica, molte volte pure in malafede, secondo me, di consulenti che non sono in grado di capire cosa stanno facendo. Il reparto fiscale è però molto importante perché il culettino è vostro. Quindi, quando cominciate a guadagnare, eccetera, occhio ai fiscalisti, occhio ai consulenti, anche agli avvocati, cioè voi vi dovrete, purtroppo, per fortuna, è ovvio, rifare a dei consulenti, come magari avete il Big Luca, no, per l'online marketing, eccetera, avrete il Big Luca nel reparto legale, eccetera. Il problema è che il Big Luca non esiste per forza necessariamente. Vi auguro di trovarne uno. Esistono, ma sono rari. Ok, noi Big Luca siamo rari, nel compartimento legale, nel compartimento fiscale, soprattutto sono questi due. Occhio ai consulenti, occhio a consulenti che rubano, per esempio. Ci sono moltissime persone, questo capita soprattutto agli extra ricchi, neanche perché non bisogna essere extra ricchi per farsi portare via i denari e non bisogna essere, questa è un'altra cosa, extra ricchi per essere così tanto ricchi che si è ricchissimi agli occhi di chi non lo è. E molti consulenti non sono ricchi, sono normali. E non che una persona che non ha patrimonio o soldi personalmente non possa aiutare un ricco, perché altrimenti sarebbe impossibile lavorare a certe condizioni. Pensate a Bill Gates, l'avvocato di Bill Gates non può essere più ricco di Bill Gates perché Bill Gates è l'uomo più ricco, Bezos o chi che sia, cioè ci capiamo, però emozionalmente può essere complesso, quindi ci sono dei consulenti che rubano, ok? E di stare attenti, ci sono anche dei collaboratori che rubano. Quindi occhio ai consulenti fiscali, legali, informatevi molto molto bene, prendete sempre diversi pareri e formatevi voi personalmente, soprattutto nel reparto fiscale, soprattutto se avete situazioni cross border, internazionali e quando crescete è molto molto importante la protezione, la fiscalità, i contratti che vi rifate a un consulente che vi fa dei contratti con dei collaboratori, poi scoprite che magari non vanno bene, piuttosto che non siete tutelati legalmente perché le vostre terms and condition, eccetera, eccetera. Quindi occhio ai consulenti, perché sarete circondati, specialmente persone con le quali saltuariamente ho iniziato a lavorare, persone che hanno agenti, manager, i vari cantanti VIP, extra, iper occhio. Voi dovete sempre avere il controllo, dovete capire voi cosa state facendo. Per consulenti intendo anche gestori di soldi, gestisco io, non ti preoccupare, sistemi fiduciari. No, quella roba, occhio. Ok, bene. Ecco, il terzo punto, continua a formarti. Questa è una cosa che mi capita con i miei studenti che raggiungono il milioncino, fanno i 2 milioncini, ecco, diventano arroganti, sanno tutto loro perché vedono, conoscono la loro, magari in realtà la loro situazione, si sentono immediatamente espertissimi, quando invece non capiscono che continuare a formarsi è estremamente importante. Io, anche perché è il mio lavoro, quindi mi pagano anche per leggere, per sapere, per studiare, per vivere certe situazioni prima, di modo poi da poter evitare loro dei problemi, ma io leggo costantemente cose inerenti al marketing, all'online marketing, al denaro, alla creazione di ricchezza, agli investimenti, alle magagne, al come gestire le tematiche ereditarie quando si hanno la pubblicità, il branding, cosa ha fatto l'azienda X. Bisogna continuare a formarsi costantemente, ci si forma a pagamento da consulenti e occhio ai consulenti, ok? Ci si forma con materiale, video, audio, libri, eccetera, ci si forma prendendo parte dei mastermind, ci si forma legando, ok? Andando a degli aperitivi, delle cene con persone di livello che possono darvi e a cui voi potete dare, okay? Non solo prendere come fanno le locuste. Continuate a formarvi, guardate che non finisce mai, non sarete mai arrivati. Io costantemente, costantemente, costantemente leggo, studio, faccio, pratico, vado, prego, viaggio, mi metto in delle situazioni, devo capire. Ogni volta, se c'è una cosa che chiunque, non magari mi frequento con poche persone a livello amicale, però mi vedono dopo 10 giorni, mi dico: ah, novità, bam, 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 c'ho 250.000 novità che ho provato, che ho fatto perché devo sperimentare, devo studiare. Sempre formarsi. 4.
Proteggervi, ah sì, protezione patrimoniale, ok? Quindi a seconda dovete proteggervi un minimo a livello patrimoniale, non per forza con strutture eccessivamente complicate. La protezione è anche una protezione, potrebbe essere, vi faccio un esempio, le persone che non sono sposate, ok? Stanno insieme, che io prima, no, con mia moglie. Prima di essere sposati, logicamente non lo eravamo, quindi la protezione è anche, per esempio, una protezione legale in termini di cosa succede se io domani vado in coma, dove sono i soldi, come ci si accede, hai il diritto di accedervi. Tematiche ereditarie, anche contro, protezione anche da, per esempio, abbiamo fatto la divisione dei redditi, come si chiama? Una è la comunione, l'altra separazione dei beni. Perché? Perché in caso di un non lo voglio neanche nominare, ma inizia con la D, ok? È illegale, però mia moglie ovviamente potrebbe magari pignorare o comunque vantare dei diritti, non si sa mai, su delle quote societarie che io ho con qualcuno che si ritrova in società mia moglie e non è giusto, ok? E il contrario, questa è una tematica di protezione, tematiche protezione successori, eccetera, di aggredire gli asset di persone che hanno accesso a cose a cui non dovrebbero avere accesso, persone per esempio che sono in Italia, che detengono tutti gli asset come persona fisica in Italia. E quindi se tu fai qualcosa di male come persona fisica, sei aggredibile, ti possono aggredire gli asset. Ora non consiglio per forza di complicarvi la vita eccessivamente, ma magari fare a un certo punto un holding finanziario, avere dei soldi per esempio all'estero in modo perfettamente legittimo e dichiarato per carità, però proteggetevi, proteggetevi con un testamento, ok? Proteggetevi in termini procedurali e aziendali, cioè tutta la tematica della protezione anche solo assicurativa, ok? Proteggetevi dai pirla. La tematica della protezione, qui si aprirebbe un dibattito estremo, cioè un discorso molto, molto ampio. Amici, ok? Amici, amici, ti rubano la bici. Allora, signori, voi dovete capire una roba, gli amici sono pochi, non sono tanti, non ci ho tanti amici, no, hai tanti conoscenti, tanta gente che ti conosce con cui ti puoi bere una birra, ma gli amici, amici sono pochi. Non solo, ma più vai avanti, più è difficile farsene di nuovi. Di amici, perché per essere un amico, no, vero, e conoscersi, eccetera, la cosa prende tempo, no? Ci vuole del tempo. Infatti, molte volte le amicizie, quelle più forti, rimangono magari quelle dell'infanzia, anche se poi molte volte si disgregano quando una persona magari diventa molto abbiente perché non vi frequentate più, non avete più argomenti in comune, ma non per male, perché magari mentre quelli sono rimasti lì a vivere una vita comune, voi avete una vita che è completamente diversa e non ci sono più argomenti di discussione. Per gli uomini è sempre bello, la figa rimane uno, però concretamente è passata quella poi. Però gli amici, bisogna stare attenti, ok? Quindi dovete capire che con certi amici non sarete più amici di giusto così. Il fatto che siate amici d'infanzia non vuol dire che dovete tollerare abusi o invidi o cattiverie o gente che mette in giro voci su di voi, zizzagne, perché lo faranno. Dovete stare attenti chi fate entrare nel vostro circolo, no? Nella vostra cerchia. Per esempio, persone così sono famiglie ricche, miliardari e persone che hanno ereditato e che sono ricche da generazioni, si tramandano questa cosa di stare estremamente attenti a chi entra nella loro vita. E si dice che gli imperi si distruggono dall'interno, una cosa assolutamente vera, persone che di solito sempre alla radice c'è l'invidia. L'invidia è un sentimento che lentamente viene fuori, che viene maturato, persone che vi guardano, voi avete di più, siete più bravi, più abili e quindi bisogna stare estremamente testate, estremamente attenti alle persone, riguardo alle persone di cui vi circondate. Dovete stare molto attenti. Quindi questi sono 5 punti, ce ne sarebbero molti altri, però nella mia esperienza, questi sono, diciamo, i 5 più importanti. Quindi sono l'investimento, investite. Oggi va bene, c'è il cash flow, eccetera. Investite in una cosa che non è la vostra azienda. Dovete per forza farlo. Primo punto. Secondo punto è occhio ai consulenti.
Occhio, dovete stare molto attenti, avvocati, commercialisti, tax planner, pseudo guru, eccetera, state attenti. Ok, occhio. Terzo punto, continua a formarti, non smettete di formarvi, non credete di essere, perché il momento in cui dite no, vabbè, ve la mettono quel posto. 4, proteggiti. Okay. Protezione potrebbe anche essere protezione in termini di bodyguard, che ne sai, magari ne hai bisogno. La protezione, cioè il capire che qualcuno proverà a farti male, attaccarti da qualche direzione, devi, non le puoi coprire tutte, ma non farti beccare troppo impreparato. Quelli che hanno, ripeto, io ho scritto proprio tra parentesi, conti, quelli che hanno tutti i soldi in un unico conto, in un unico paese, mica succede qualcosa, diventi povero. Cosa dovrebbe succedere? Sveglia. Che non va il terminale della banca. Io ho provato questa sensazione. Avevo una situazione con una banca che non andava e ho detto: cacchio, sono 1 milione di dollari più povero, perché quel conto conteneva 1 milione di dollari. Però ti va a pensare: cacchio, in un secondo, in questo momento, io non ce l'ho. È strano da pensare. Se quello fosse stato il mio unico milione, pam, in quel momento ero a zero. Pensate che roba. Io ne conosco, da questo è comune in America. Tenere tutti i soldi in un unico conto. È un esempio banale. Ok. 5. Amici, infatti l'ho messo col punto di domanda. Sono pochi, dovete stare attenti. Anche loro covano delle invidie. Pochissimi amici, pochi selezionati, e dovete selezionare molto bene la vostra cerchia. Ok? Date un'occhiata ai link in descrizione. Io sono Big Luca, il più milionario in assoluto di Dubai. Arrivederci.